Benvenuti su Commercio Online, la nuova versione del commercio che passa appunto dalla sua versione tradizionale, quella cartacea che ci ha accompagnato per oltre 30 anni nella storia di Ascom, a una sua versione invece innovativa con contenuti multimediali che possono sfruttare tutta la potenzialità del web. Le tre importanti novità che questa innovazione ci porta sono: la prima, relativa ai contenuti. I contenuti, come dicevo, non saranno più solamente quelli classici del commercio, quindi analisi degli scenari, che comunque continueranno a esserci, scenari del commercio locali e nazionali, news su normative relative al mondo del commercio e del terziario e un racconto dell'attività associativa dell'ASCOM, ma a fianco a questi capisaldi ci sarà uno spazio molto più ampio all'attività degli associati, alle loro iniziative, alle loro proposte, sempre utilizzando, come dicevo, gli strumenti della multimedialità. Quindi anche attraverso blog che andranno a trattare temi specifici come le nuove tendenze della moda, le nuove tendenze del food, ad esempio. La seconda grande novità invece è legata alla platea. Non è più solamente la platea del commercio, quella relativa agli associati che ricevono il periodico, associati istituzioni, ma si amplia alla totalità nel web, quindi anche al cittadino singolo che vuole sapere in anteprima quali saranno gli eventi organizzati dall'associazione, oppure andare a curiosare sulle nuove aperture che ci sono in città e in provincia. Il terzo elemento di innovazione è legato alla redazione. Una redazione che è coordinata dai nostri redattori storici, che continueranno a sfornare notizie anche più tempestive di quelle che il mezzo cartaceo ci permetteva di fare, ma saranno affiancati da un gruppo giovane e da blogger, come raccontavo prima, che ci seguiranno e ci racconteranno tutte quelle che sono le novità relative al mondo del commercio.